stasera a questo popolo vi aspetto su Rai 3, perché hai dimenticato di dire Rai 3, così. Sono tutti abituati che io sono su Rai 1, invece mi trasferisco. Ma abbiamo modo adesso di parlarne abbondantemente. Però allora, visto che hai subito chiamato loro popolo, ti chiedo, popolo, pletos dal greco, folla, moltitudine, esiste ancora un popolo? Sì, esiste un popolo. O siamo diventati categorie sociali, cluster, siamo diventati gruppi, sottogruppi di social? Cosa siamo? Siamo diventati un popolo a cui abbiamo tolto la parola. Questo programma nasce proprio da questa esigenza. Tu sai che io prima di fare questo facevo politica. Sì. Ogni volta che stavo sul palco a fare un comizio, io parlavo e poi pensavo, ma la verità è che loro dovrebbero stare sul palco e io dovrei stare sotto ad ascoltare la gente, che cosa ha da dire, quali sono i problemi, quali sono le lamentele, come risolverli. Con questo programma realizzo un po' questo sogno, cioè di andare, di rendere protagonista il popolo, e soprattutto in una stagione nella quale non ci si guarda più in faccia per le ragioni alle quali facevi riferimento, finalmente possiamo andare oltre il selfie. Cioè, guardiamoci in faccia, confrontiamoci, discutiamo, anche animatamente se serve, ma almeno ci siamo guardati in faccia, siamo carne e ossa, non possiamo continuare a parlarci attraverso un filtro che molto spesso non ha dietro una reale identità. E quindi, Francesca, è un programma che parte da un valore, però il valore del popolo, capito? A me piace, figurati. A me piace, perché tu sai perfettamente. Chi saranno i primi ospiti, me li puoi dire? Beh, i primi ospiti saranno Carlo, Ada, Alessandro, Salvatore, Cristina, Mariam. Quindi, e dovrò ricordarmi 100 nomi, io che sono una negata con i nomi, chi lavora con me lo sa. Perché loro faranno domande. Perché loro saranno i protagonisti, perché io ho detto che mi ispiro a Funari, ma ovviamente non ho la presunzione di essere Funari, perché era un grande della televisione come programma, nel senso, a bocca aperta, era un programma che divideva l'arena, certo, favorevoli e contrari, certo, rispetto al tema di puntata. Loro potranno dire la loro opinione quando ci sono i protagonisti della vita pubblica, che non è solo la politica. Siamo anche noi, sono anche i giornalisti, sono gli scrittori, sono i medici, sono i filosofi, siamo tutti. Io dico sempre a mia figlia, io insegno a mia figlia la politica, sai come? Innanzitutto, quando usciamo per strada, andiamo al supermercato, Gea non si butta la carta a terra, non si getta una chewing gum. Sai perché? Perché è un atto politico farlo. È vero. Se tu non lo fai, stai rispettando la collettività in cui vivi e hai assunto le regole della democrazia, rispettare gli altri. Tra poco torniamo a parlare di Avanti Popolo. Sì. Nunzia De Girolamo alla riscossa. Sì. 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 O che credi in un miracolo. La tua estate è stata un'estate piena, densa, ricchissima, anche faticosa, perché la vita in diretta è un programma quotidiano molto impegnativo. Ti sei trovata con una squadra con cui hai legato tantissimo. Ti rivediamo alla vita in diretta. Eccoci qua, bentrovati! Bentornati! In compagnia soprattutto di Nunzia De Girolamo. Io te ne dico di tutti i colori, però la verità è che un gentiluomo di altri tempi, ti devo avvisare, sono turbolenta. Oh mamma mia, all'appuntamento con insomma il vostro futuro sposo siete andate un po' più succinte, un po' più svestite. Che vuoi sapere, la prima notte? No, l'appuntamento. Ma questi sono impazziti. Che stai guardando? Mi ha appena scritto il commercialista. Ah. Lasciamo perdere. Direi che in quei casi, comprendo, ecco, a me viene il mal di testa appena mi chiama. Anzi, ma so che tu non rispondi proprio. Le api, i calabroni, gli altri insetti volanti. Per me sono tutti insetti da cui scappo nevrotica. E io molto coraggiosamente scappo con lei. Tu che hai esperienza anche di programmi come quelli, di programmi di quotidiana, sono programmi faticosi. A me però per me è stata una palestra, diciamo televisiva professionale importante, ma io mi sono proprio divertita. Cioè, perché io alla fine sono me stessa, butto sempre il cuore oltre l'ostacolo. Il primo giorno ero terrorizzata quando si è accesa quella telecamera, anche perché la co-conduzione non è detto che funzioni. Funzioni, certo. Invece lui è un grandissimo professionista, è diventato un grande amico, è una persona per bene, e sono stata proprio felice di fare questo percorso con lui, perché poi è stato accogliente, un galantuomo. Gianluca, ecco. Semprini, sì. Complimenti a Gianluca Semprini, che ha conquistato, sì, Nunzia, e la tenuta bada! E la tenuta bada!
stretto un legame. E poi tu hai visto quelle panoramiche del regista Salvatore Perfetto, che diciamolo, è un regista interno Rai, un complimento a tutte le squadre Rai, che si è divertito. Allora, il legame con Gianluca è stato veramente... Insomma, lui come sta, come è messo a padel? Perché c'era anche questa cosa... Ci ha preso gusto ormai, è sempre a giocare a padel? No, sempre. Cioè, io, noi finivamo, io volevo fare una chiacchiera, volevo prendere un caffè, volevo fare un selfie, a proposito di selfie con gli ospiti. Lui in un secondo era sparito. Dov'è Gianluca? Dov'è Gianluca? A padel. Non arrivava la mattina, è andato a giocare a padel. Però è in perfetta forma. È in perfetta forma. Comunque il legame tra voi era veramente... Sì, era vero. È vero, fatto di tanta simpatia, al punto tale che tu gli hai voluto fare questo regalo. Lei deve recitare una poesia a Sempri. Ma veramente? No, sì, ma io che l'ha scritta. Dai. Leggi, amore. Caro Sempri, questa avventura sta per finire, ma una cosa importante te la devo dire. Avete riso, avete pianto, insieme ad un pubblico che vi ha sempre amato. E anche ad agosto vi ha supportato. È stato bello per mamma venire a lavorare, perché in un amico ti sei saputo trasformare. Grazie da Gea. No. Nunzia, ma lei è già pronta? Cuore di mamma. Quanto si fetenta, 19. Cioè, a me quando mi vuoi prendere al cuore devi farmi vedere mia figlia, ma devi sapere che lei ha un caratterino. Perché la sera prima abbiamo scritto questa poesia per Semprini. Lei poi ha capito, mi conosce, perché spesso io non ricordo i nomi, appunto. Allora incontriamo qualcuno e lei mi dice: mamma, non sai minimamente chi fosse? Eh sì, amore, è vero, non lo so. Ti sgama. Mi sgama. Invece lui ha capito. Lei ha capito la verità di questo rapporto, ha detto: voglio scrivere una poesia. Ho detto: va bene, scriviamola insieme. E la sera dico: Gea, però domani tu vai la prima volta in televisione, leggila, perché non è che tu puoi impararla a memoria come vorresti fare. Lei si è offesa e mi ha detto: mamma, tu mi sottovaluti. Mai sfidare le figlie. Mai. Mamma, tu mi sottovaluti. È entrata e ha recitato, ma guardando anche la telecamera, nessuno le aveva detto: guarda che quella è la tua telecamera. Un prodigio. E Gianluca si è commosso. Si è visto. Da quello che traspare in questo video c'è molta... mi sembra che fossi molto protettiva nei confronti di tua figlia, no? Già il fatto di tenerla in braccio quando lei è una ragazzina, insomma... Che rapporto è? È esattamente quel rapporto. Cioè lei è proprio una costola, e l'altra me, tu pensa già al nome... Era la protagonista, il nome viene dato a Gea perché Gea era la protagonista di un libro che avevo scritto e perso, che era la parte migliore di me, la parte sensibile, quella che non mostro agli altri. Quindi Gea è la cosa più bella della mia vita. Cioè non, e sono molto protettiva. Io sono molto ansiosa, molto. Direi che ho dei tratti in cui sono esagerata, però soffro in silenzio. Cioè a lei dico: vai, fai tutto, goditi la vita, prova le cose spericolate, cioè tipo quando va su delle giostre che io non ci salirei nemmeno dietro pagamento di 1 milione di euro, lei sale, lo fa, io sotto muoio quando si arrampica, però le lascio vivere la sua vita perché è figlia del mondo e quindi il mio amore non può diventare un limite. Per arrivare... Anzi, se diventa un limite, poi è un guaio, no? E tu te ne occupi tanto, no? Esatto. Di queste cose, i confini in altri programmi. Molto, molto importanti. Per arrivare però anche ad avere Gea, tu hai fatto un percorso personale di donna, ti sei messa in discussione da tanti punti di vista, perché ci sei dovuta arrivare a una certa maturità e hai dovuto superare anche tu le tue prove. Per esempio, hai sofferto di bullismo perché sei stata... una vittima di bullismo, non sempre sei andata d'accordo con il tuo corpo, eccetera. Come hai superato quella fase? Guarda, io penso che ci sia una grande soluzione in tutto questo, si chiama amore. Io sono una donna molto fortunata da questo punto di vista. Io sono cresciuta in una famiglia piena di calore, di unità, dei genitori che si sono sacrificati tutta la vita per noi, facendo veramente, rinunciando tantissimo alle loro libertà, ma anche a comprarsi qualcosa in più perché avevano 3 figlie ed era una famiglia ordinaria, normale, italiana, che
con due stipendi, doveva vedere come arrivare alla fine del mese. E ci hanno sempre dato tantissimo sostegno e tantissimo amore, due sorelle con una grande unità. Quindi io penso veramente che la mia forza nella mia vita siano stati sempre loro. E poi questa mia, diciamo, incapacità a tirarmi indietro, cioè io devo andare sempre avanti, nel senso che se io vedo un ostacolo, io comunque lo devo superare. Cioè c'è sempre questa sfida interiore, questa sfida a me stessa che vince su tutto. Quindi tu, la sicurezza, la grinta che hai tirato fuori, la sicurezza che traspare, no? Arriva da questo tipo di vissuto. Sì. Ok? E sì. Allora ti faccio questa domanda che è una domanda un po' che diventa leitmotiv per tutto l'anno in ruota libera. Cioè, che rapporto hai con la fisicità, con la bellezza, con i canoni estetici? Una tragedia. Ti dico una cosa, sto morendo di caldo. Vabbè, io sono la televisione verità, io non riesco a mentire. Io sto morendo di caldo perché avevo un altro look da indossare. Ma per me era troppo stretto, era troppo femminile, era troppo corto. Non è che proprio l'ho superato questo rapporto col mio corpo, nel senso che io tendo sempre a nascondermi. È una cosa che mi porto da ragazzina. Cioè io ero una ragazzina col jeans, le cult, vabbè, non si potrebbe dire in televisione, vabbè, con delle scarpe particolarmente maschili. Mettevo la felpa intorno alla vita perché avevo il complesso di avere i fianchi o altre cose un po' grosse. E questa cosa comunque io me la sono sempre portata dietro. Ho sempre investito in altro, ecco, ho sempre pensato che poi alla fine, con un chilo in più, un chilo in meno, perché mi piace mangiare e quando mi siedo a tavola non resisto, certo. Ho detto un chilo in più, un chilo in meno, ma chi se ne frega, investo su me stessa, la mia anima, la mia intelligenza, lo studio e la simpatia, sarò meno bella, non fa niente. O forse è questa la bellezza. Forse è questa. Anche i tuoi rapporti sentimentali, hai dovuto arrivarci a fidarti, no? di un compagno, di un amore, fino a decidere anche di sposarti. Che cosa è successo prima che ti ha condizionato? Cosa ti bloccava? È successo, e questo si lega non ad Avanti Popolo ma a Ciao Maschio, che è il programma che facevo qui su Rai 1 prima e che rifarò. E io sono sempre stata molto amica dei maschi, molto complice. Cioè ho sempre... Da ragazza a 20 anni, 22, uscivo anche da sola con i maschi. Questo ovviamente mi portava ad essere trattata come una di loro e a conoscere i loro segreti. Gli inganni, le bugie alle fidanzate erano perfetti davanti e dietro, ne combinavano tutti i colori. Mi chiamavano ad essere complice perché si fidavano di me. Quando poi io mi sono trovata il primo fidanzato, il secondo, mi sono detta ma come mi fido visto che so come agiscono? Per cui ho avuto sempre questa forte diffidenza, sempre questo sospetto. Poi a un certo punto però ho detto, non è che il sospetto e questa elaborazione intellettuale eccessiva può diventare limite per l'amore, perché poi alla fine, Francesca, puoi pure prendere una fregatura. Nessuno può morire d'amore. Cadi, ti rialzi, ma almeno hai vissuto. Hai vissuto una passione, un amore, va bene lo stesso. Ti guardiamo questo filmato mentre affronti i maschi in Ciao Maschio. Bentornati a Ciao Maschio. Questa sera sono un po' emozionata perché dietro a questa porta c'è un posto molto speciale. Ciao donna. Ciao donna. Ciao maschio. Non sei Tatiana, ma sei un pignolo. Sono sempre stato preciso, ordinato e mi arrabbio con mia moglie perché non lo è. Non esistono più i maschi di una volta, dicono alcune persone con rammarico. Io forse ho sbagliato studio, non doveva chiamarsi Ciao Femmina. No, traditore o tradito? A me piace tradire. Oh, ti piace tradire? Sì, amore. C'è gusto. Fedele, e così me lo dici. Fedele, ma certo, fedele mai. Ma... Domandami, da intervistatrice, fammi. Qual è uno dei momenti più belli della tua vita? Qual è uno dei momenti più belli della tua vita? Annunzia, mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda. Mi piace questa cosa che ti fa la domanda e ti dai la risposta. No, continua. Dimmi, vai. Così mi sembra una minaccia, rispondo, però. Rispondo, do la risposta alle domande, no? Le donne della tua vita, Adriano? Eh? Le donne della tua vita. Non capisco la domanda. Io adesso faccio il toy boy, quindi perché mi vedi in faccia, cosa vuol dire? Non posso fare il toy boy io? Oh. Sarà molto difficile fargli calare la maschera stasera, ma io ci proverò, caro Raul Cremona. Mi piace?
piace la scelta. Mi piace la scelta. Abbiamo individuato. Esatto, molto. E devo dire che, ad esempio, è stato molto bello intervistare Carlo Conti e poi costruire comunque un rapporto di amicizia con lui, perché è un grande professionista e anche un grande generoso. E non è scontato, in questo mondo, come in tanti mondi che ho attraversato. Quindi questa è un'occasione per dirgli grazie per la sua generosità. Anche l'altra sera, insomma, mi ha accolto nel suo studio sempre con affetto. E poi come fai a non divertirti con tutti questi maschi, dai? Cioè, è super divertente. È un programma che... Sì. A volte avrei voluto essere nei tuoi panni per infilare proprio il dittino nel dentro, punto. Dentro. Sì, avrei provato un po' di insoddisfazione. Invece, in avanti popolo, con chi ti fronteggerai? Con la vita, con l'attualità. Cioè, nel senso che io proverò a raccontare il paese nella sua quotidianità. Forse potremmo definirlo un people show, nel senso che saranno le persone comuni protagoniste, ovviamente principali, poi ci saranno tanti ospiti, tante storie, affronterò anche alcune battaglie, battaglie alcune volte ho visto fare anche a te, ma approfondendole, facendo comunque dei servizi particolari, come nella prima puntata affronteremo temi molto delicati come tutta la vicenda che c'è sul porno nel paese, oppure porno gratis, non gratis, affronteremo temi come la violenza, ma poi ci saranno momenti più divertenti, momenti più seri, sempre con questa chiave che siamo tutti noi protagonisti della vita quotidiana e quindi siamo partecipi di un grande dibattito, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, perché ogni azione che noi compiamo cambia l'evoluzione culturale di un paese, e quindi mi piacerebbe tanto che ci sentissimo finalmente una collettività. In un piccolo studio televisivo, con un esperimento, io proverò a creare la collettività e la cittadinanza attiva. Attenzione. È ambiziosa, eh? Bene avere alta l'asticella. Io farei vedere il tuo studio. Ah, sì, perché no? No. Ah, non vuoi? Ma non possiamo spoilerare. Ma come no? Ma chi è il complice tuo? Ma scusa, perché non devo? Stai qua dietro e noi siamo andati a vedere il tuo studio. Vedrai. Se venite con me, vi porto a vedere lo studio di Avanti Popolo, che come sapete comincia martedì 10 ottobre, il giorno del mio compleanno, alle 21:20 su Rai 3. Vabbè, vi spoilerò un pezzetto. Venite, venite. Studio 3, studio a me noto. Li porto all'interno. È chiuso. A martedì 10 ottobre su Rai 3, ore 21:20. Avanti Popolo. Guarda, bravo! No, perché Gabriele, che lavora con me e che mi aiuta anche con i social, mi dice: dobbiamo fare questo video per i social. Ah, non sapevi che era per noi? No. Vabbè, poi l'altro giorno dico: scusa, mi hai fatto fare il video mentre entravo da Carlo Conti, ma sto video dove sta? No, lo mettiamo più avanti. Dico: che senso ha più avanti che martedì? Ecco, è vero, no, lo studio non si fa vedere prima. Però tu prima hai detto una cosa importante, cioè hai ricordato che sei stata ministro della Repubblica Italiana. Sì. Da ministro e da politica, che rapporto avevi con i giornalisti e cosa non ti piaceva dei giornalisti? E da giornalista, come ti rapporterai ai politici? Bella domanda. Cosa non mi piaceva dei giornalisti? Il pregiudizio. Cosa non mi piace dei politici verso i conduttori? Sempre il pregiudizio. Ed è incredibile che abbia incrociato questa cosa da una parte e dall'altra, capito? Sì. Quindi penso che quello sia un male in generale. Io penso che quando ti approcci agli altri, indipendentemente da come la pensi, devi avere rispetto del mestiere che quella persona fa. Un giornalista deve fare il giornalista, io l'ho sempre pensato anche quando facevo politica. Un conduttore deve fare il conduttore, bisogna rispettare la libertà e l'ideologia di tutti. Poi ci confrontiamo e impariamo. Quindi tu sarai super partes. Sì, assolutamente. Riuscirai a essere critica, a denunciare, a tenere le distanze, a fare domande ficcanti. Sì, assolutamente sì. Io sarò nunzia. Cioè, io non sarò non ex ministro l'ex della ministro della Repubblica. Non rinnego. Ma ci mancherebbe altro. Perché quello che sono è anche grazie a quello che io ho vissuto, all'esperienza straordinaria della politica. Io ho amato, amo la politica, la rispetto tantissimo.
ho certo il privilegio di conoscerne difetti e virtù. E questo lo porterai sicuramente. Lo porterò all'interno, sarà uno strumento, porterò quello, porterò la mia carriera universitaria, la mia carriera d'avvocato. Cioè quest'estate, per esempio, facendo estate in diretta, tu lo sai, si fa tanta cronaca, che io ho amato tra l'altro. Ovviamente l'essere stato un avvocato per me era un punto di forza. Un gran vantaggio. Un gran punto di forza. Assolutamente sì. Qui, certo, essere stato ministro sarà un punto di forza, ma non mi farò condizionare e non userò il pregiudizio, perché ho sempre detestato il pregiudizio che ho ricevuto e non farò agli altri quello che non voglio che sia fatto a me. E tu capisci, ma... Sì, perfettamente, perfettamente. Brava. Perfettamente. Ti piacciono le domande del popolo e quindi... Popolo? Che è successo? Voilà! Ma che è successo? Queste sono le domande del nostro pubblico. Fantastico. Quindi io non le governo in una maniera più assoluta. Prendile pure, scartella bella. La prendo rossa, proprio per... No, arancione. No, arancione. Una rossa proprio per dimostrare. Io l'ho presa azzurra. Hai visto? Dove e come ti vedi tra 40 anni? Spero accanto a mia figlia, perché vorrei vederla invecchiare. Bello. Ne apro una? Qual è il piatto che ti riesce meglio? Io non so cucinare. E io meno di te. Pasta e ceci. Ok. Da bambina, cosa avresti voluto fare da grande? Il pubblico ministero, pensa te. Chi trova con te come amica, trova un per sempre. Hai mai pianto davanti a un film? Se sì, quale? Piango sempre. E la cosa peggiore è che piango anche con Heidi. Heidi no! Vado prima io, che è giallo. Qual è stato il momento più divertente della tua carriera? Ballando con le stelle. Beh. C'è qualcosa che non ti è mai riuscito? Certo, cantare. Avrei voluto cantare. No. Cioè, è proprio la puoi cosa più lontana. Cantare la sigla del tuo programma? No, grazie, è proprio la cosa più lontana da me. Okay. Proprio stonata come una campana. Qui passiamo da questo a quello. Cosa non deve mai mancare nel tuo frigorifero? Nel mio freezer il gelato, nel mio frigorifero il cioccolato fondente. A destra e a sinistra piacciono le stesse cose. L'ultima, a farla tu. No, vediamo qual è più carina, dai, tra la tua e la mia. Ok. Sei mai stata ferita da una diceria? È mica una. Se avete 2 ore. Cosa ti piace guardare in TV? Pensiamo avanti popolo, il 10 ottobre per il suo compleanno, in prima serata su Rai 3. Lucia De Girolamo. Grazie.